Quello che abbiamo imparato negli anni 70-80 oggi è assolutamente insufficiente per affrontare le nuove sfide. Perito era una figura molto ricercata perché poteva contribuire allo sviluppo industriale, era l'era di una società in forte crescita industriale. Quindi i periti industriali venivano chiamati a dare il loro contributo tecnico per poter risollevare il paese. Il design italiano si è formato anche all'interno degli studi tecnici delle grandi aziende. Io mi occupo della sicurezza delle persone quando lavorano. Queste persone lavorano per portare a casa una retribuzione, ma devono poi tornare a casa dalle loro famiglie. Quindi questo mi anima, mi dà energia, mi dà forza. Questa chiave è la passione, l'emozione che ogni giorno ti dà quell'energia di metterti di nuovo in competizione, di metterti di nuovo a studiare. Importante è il continuo aggiornamento, il continuo interscambio con le realtà che sono in grande trasformazione. La vecchia concezione del periodo industriale è di fatto superata, dobbiamo lavorare per il nuovo. Durante il congresso straordinario di novembre, mi aspetto che ci sia più chiara la direzione in generale in cui si vuole andare. Diciamo vedere il disegno e la visione, che di solito in questo periodo non è così facile. Come categoria dei periti industriali dobbiamo costruire il nostro futuro, perché le condizioni sociali si sono modificate, sono cambiate. Sono chiamati i periti a partecipare, a contribuire a ridisegnare i macro settori della nostra civiltà: edilizia, trasporto, agricoltura. Tutti e tre ovviamente ci inducono a cambiare stili di vita, però, come detto, noi tecnici dovremmo fornire gli strumenti per poter gestire questo futuro che è già cominciato.